Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul Dr. D Channel. Allora, questo video è un video dedicato alla pagina ufficiale di Harry Potter Italia su Facebook. Perché pochi sanno, comunque è una cosa piuttosto nuova. La pagina mi sponsorizza e quindi io farò tutti i video relativi ad Harry Potter sponsorizzati da loro. Ma che cosa farò in questo video? Il dente del basilisco tratto da Harry Potter. Non solo, farò anche il diario di Tom Riddle con l'incisione del dente quando viene perforato da Harry. Quindi andiamo subito in laboratorio e vediamo che cosa serve. Prima di tutto andiamo a disegnare sul nostro pezzo di legno la forma base da seguire per la realizzazione del dente. Ora andiamo con l'alternativo a ritagliare tutta la forma. Fatto ciò avrete una cosa più o meno come questa, la forma del dente ritagliata sul vostro pezzo di legno spesso. Ora andiamo con il flessibile a levigare e a dare una forma a questa zanna, ecco. Diciamo dobbiamo creare la forma tonda della zanna e andare a creare un osso che praticamente sarebbe la cupola del dente del basilisco. Quindi con il Dremel e con il flessibile andiamo a scolpire il nostro pezzo di legno. Ok, una volta che avete finito di sgrossare la vostra zanna, avrete una cosa più o meno come questa. Ed è soltanto la prima sgrossatura. Ora andiamo con il Dremel a dare le forme dettagliate, quindi tutte le forme precise, a creare l'osso qua sopra e andiamo a scolpirlo in maniera più definita. Quando avete finito di lisciare tutto il vostro dente del basilisco, con una punta come questa, che è uno smeriglio per lucidare il metallo con il trapano, andiamo a creare tutti degli incavi che daranno quell'effetto rovinato e vissuto al dente. Ora abbiamo il nostro bel pezzo tutto bello rovinato e lisciato nei punti giusti. Ora andiamo con Vinavil a dare una base di colore. Ok, fatto ciò andiamo a dare con l'acrilico bianco la prima mano di colore. Diamo una base bianca in maniera tale da permettere al resto dei colori di andarsi a mischiare e creare quell'effetto avorio del dente e poi creare l'effetto sporco e vissuto che ha appunto il dente. Ed ecco il dente dopo la prima passata di colore. Come ho raggiunto questo risultato? Ma è veramente molto molto semplice da raggiungere. Ho utilizzato della carta, comunissima carta Scottex, e una bomboletta color marrone. Sono andato sostanzialmente a cospargere la carta Scottex con il marrone e poi a darlo in questa maniera su tutto il dente. Ora andiamo con il nero a creare la seconda fase del colore per scurire ed invecchiare un po' l'oggetto. Ed ecco
qua, finito il dente dell'obelisco, è più o meno lungo 24 cm su per giù, e ho preso le misure basandomi su quello che ha fatto la Noble Collection. Allora, devo dire che è stato piuttosto semplice realizzarlo, quindi io vi rimando al prossimo video, che sarà il diario di Tom Riddle con il buco dove si vive il dente dell'obelisco, e vi ricordo di andare a visitare la pagina di Harry Potter Italia che trovate qua sotto in descrizione, e poi condividere questo video, iscrivervi se non siete ancora iscritti, mettere un mi piace, commentare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.